Nate, esterno d'attacco quest'oggi della formazione barlettana. Martina in avanti, Montalto cede a Tomi, presa centrale del Martina con Patti che avanza sulla tre quarti difensiva. Scambia centralmente con Bucolo che restituisce a Fabiano. Ancora Bucolo, ancora Fabiano che si allarga sulla corsia destra. Cede ancora una volta a Bucolo, pochissimi gli spazi a disposizione del Martina. Lungo lancio per Montalto che sta a mediana. Cede a Patti, avanzatissimo. Patti per Pepe. Tomi, suo cross di sinistro, buona guardia, largo e lungo il suo passaggio dalla linea mediana, recupera il pallone Bleve che lo cede a Fabiano che prova a impostare. De Lucia che esce dal cerchio di centrocampo, sbaglia questo passaggio che viene comunque recuperato da Pepe che cede ad Arcidiacono. Arcidiacono prova il triangolo con mezz'ora di gioco. Ne guadagna sicuramente lo spettacolo che siano entrambe le squadre a giocare come in questo momento. Arcidiacono sulla linea di fondo, rimanda il pallone che appare così visivamente in buone condizioni, poi realmente si abbassa e anche scivoloso. In questo caso sta manovrando sulla linea centrale De Lucia, lungo lancio verso Arcidiacono che non arriva a Paganese in un periodo abbastanza difficile per la formazione biancorossa che comunque a Martina cerca importanti punti salvezza. Dall'altra parte il Martina ha tra le mura del Tursi un forti di tifosi del Barletta al seguito sistemati ovviamente nel loro settore ospiti di pertinenza. Colella, il traversone sul secondo palo troppo lunga in una giornata particolarmente